ABC Acqua Bene Comune è un'azienda speciale che nasce nel 2013 a valle dell'esito referendario del 2011 sull'acqua pubblica. In realtà ci abbiamo messo quasi 2 anni per trasformare questa azienda, perché il processo di trasformazione da un soggetto pseudo privato, un SPA, in soggetto pubblico non è previsto nel nostro codice civile. Per poter operare questa trasformazione, quindi, abbiamo fatto ricorso a una sentenza, ci siamo aiutati con una sentenza della Corte Costituzionale che effettivamente prevedeva che l'esito della volontà popolare, quindi l'esito referendario, era sovraordinario e quindi poteva essere accolto come una fonte legislativa a cui attenersi e poter operare questa trasformazione che di fatto si è eseguita. Dal 1 gennaio 2017 il Comune di Napoli, che è proprietario della nostra azienda, ha deciso di affidare come servizio non solo l'acquedotto, cosa accaduta da diversi anni, anzi centinaia di anni, ma ha deciso che dal 1 gennaio di quest'anno ABC si dovesse occupare della gestione anche della rete fognaria, che attualmente gestisce il Comune in prima persona. Naturalmente la rete fognaria della città di Napoli è una rete molto complessa. Tenete presente che alcuni collettori risalgono all'era borbonica. La Regione Campania il settembre 2015 ha deciso di riorganizzare la gestione del servizio idrico a livello regionale e quindi ha fatto sì che i precedenti 5 ATO che costituivano, che rappresentavano tutte le aziende che operavano nel settore della regionale, si riunissero in un unico grande ATO che si chiama oggi Ente Idrico, che a sua volta al suo interno è scomposto in 5 distretti. Uno di questi distretti è un distretto costituito da 32 comuni, tra cui anche il Comune di Napoli, che dovrà occuparsi della gestione del servizio idrico integrato a livello appunto distrettuale. Noi ci candidiamo come soggetto gestore, naturalmente l'affidamento avverrà secondo delle procedure che devono essere ancora decise, probabilmente anche un bando pubblico.